Circo Massimo, concerto dei Rolling Stones, mancano poche ore e vedete i lavori di installazione del palco con la Maxi Gru. Vedete, questo è il lato più, è il lato lontano, più lontano del palco. Ecco, dietro di me vedete la chiusura del Circo Massimo. Qui vedete la prima scaletta, quindi il fondo del concerto. Questo è il prato e vedete quanto è lungo, può contenere tranquillamente 200.000 posti questa vallata, dove nell'antichità correvano, e si vede ancora i segni, correvano le bighe e appunto si svolgevano le gare circensi degli antichi romani. Vedete la magnifica cornice, qui siamo a due passi dal Colosseo, siamo vicino alla Bocca della Verità e sotto all'Aventino, dove dovrebbero esserci, se non erro, i Rolling Stones, o forse sono all'Hotel Regis, non ho capito bene. Ma andiamo a vedere quindi nel dettaglio. Quindi prima rampa di scale per accesso, la metropolitana si trova dietro questo muro, la metropolitana Circo Massimo, non so se rimarrà aperta. Vedete lì, ecco, l'altare della patria, ma andiamo a zoomare dal qui, ecco, ci avviciniamo, eccolo qua. Quindi il palco, lo vedete, vedete tutto il cantiere, poi ci avvicineremo per fare delle riprese. Ci sono turisti e c'è già il, lì ci sono i bagni, l'altro lato. Già ci sono, ecco, vedete qui stanno montando le scale. Ecco anche i padiglioni che venderanno birra. Si vede già le marche di birra, i camion che stanno scaricando attrezzature sia musicali sia di strutturali che di bagni e quant'altro, tutto ciò che può servire, le zone stampa. E appunto c'è il divieto di parcheggio dal giorno 20, quindi attenzione, qui tutte queste macchine dal 20 in poi non ci saranno, sarà tutto sgombrato. Quindi primo video sul concerto dei Rolling Stones al Circo Massimo, quando mancano due giorni, 48 ore all'inizio del concerto. Ci avviciniamo per vedere più da vicino.